Macro categoria imprese, categoria insurance. Andiamo a vedere qual è il premio di riferimento. Eccellenza dell'anno, gestione sinistri in outsourcing. E leggiamo insieme la motivazione. Per la visione pioniera del suo fondatore, Salvatore Campus, per le eccellenti competenze del personale, per l'assetto operativo e per essere oggi unico player di mercato a rivestire il ruolo di Global Service Provider in campo sinistri. Il premio va a MSA Multiseras. E chiamiamo sul palco, perché vogliamo un commento a caldo, il direttore generale Giovanni Campus. Eccolo qui con noi. Bentrovato, grazie per essere qui. Grazie a voi. Ai nostri Elefanti Awards. Questo è il suo premio, quindi può subito prenderlo. Certo, assolutamente sì. Facciamo anche le foto di rito a favore della nostra telecamera. Glielo faccio appoggiare... solo per un pochino. Sì, dopo glielo diamo, non si preoccupi. Voglio intanto di nuovo benvenuto e complimenti naturalmente. Grazie. Per questo riconoscimento. Le chiedo subito un commento a caldo per questa vittoria. Guardi, noi siamo molto onorati, negli ultimi anni lo abbiamo vinto spesso e ci fa veramente un piacere enorme, perché dietro c'è un lavoro enorme, come in tutte le cose. E direi che quest'anno è particolarmente sentito, perché è stato un anno molto difficile. È stato un anno di pandemia che nel nostro settore in particolare si è risentito, perché ovviamente il traffico ha subito dei rallentamenti. Noi siamo fortemente concentrati sulla parte proprio di gestione dei danni stradali. E quindi diciamo, abbiamo risentito sia psicologicamente, proprio anche in termini di business, di questo andamento, ma proprio per questo siamo riusciti a evolvere in un mercato che sta diventando sempre più difficile, con degli attacker, dei player concorrenti che stanno diventando sempre più aggressivi, arrivano, si parla adesso sempre di più di ecosistemi, arrivano anche da altre aree, e questo ci ha spinto a velocizzare la nostra trasformazione interna. E quindi quando lei, nella motivazione che ho molto apprezzato, ha parlato di Global Service Provider, è esattamente quello che stiamo facendo. Quindi ci siamo resi conto che dovevamo cambiare pelle e che quindi da vorrei dire player di riferimento, non voglio dire leader, del nostro mercato, abbiamo ritenuto che dovessimo allargarci anche altrove, perché i nostri clienti chiedono dei servizi sempre più trasversali. Certo. E quindi riteniamo sia indispensabile fare questo percorso, costa moltissima fatica, ma crediamo che sia la strada giusta. Lei non vuole usare la parola leader, la uso io, perché poi la di ringrazio. Fatto è quello. E nella motivazione abbiamo sentito anche per la visione pioniera del suo fondatore. Lei ha già accennato a quest'anno, insomma, particolarmente sì. complicato che abbiamo vissuto, ancora di più mi verrebbe da usare questa espressione, no? C'è voluta una visione pioniera, sì. ancora di più, per guardare oltre, anche se tutto è stato un po' rallentato e modificato, insomma. Sì, è molto vero. Peraltro in platea c'è il fondatore, che è anche mio padre, persona di cui sono particolarmente orgoglioso, quindi non solo dal punto di vista professionale, ma anche come papà, e credo che sia forse la cosa più importante. Beh, certo, ancora più elevato. Non c'è dubbio. E quando nel 79 ho avuto questa idea, non si parlava ancora di outsourcing, il tema non esisteva, cioè la parola proprio non esisteva. Certo. Si parlava di esternalizzazione. E devo dire che, insomma, non so se trovandomi io nel 79 avrei avuto il coraggio di farlo. Quindi un conto è prendere la macchina quando è già avviata e poi spingerla e sta andando bene, un conto invece è proprio pensare che esiste la macchina, assemblarla e farla partire. Quindi grazie papà. Beh, complimenti naturalmente, grazie per essere qui, è un vero piacere. Siamo nel 2021, guardiamo al futuro ancora di sì. più, dopo, insomma, sperando di lasciarci alle spalle questo anno complicato. Quali sì. sono i progetti futuri, su cosa state puntando? Allora, io credo che, e non lo dico solo io, lo dicono un po' le ricerche di mercato, che dal 21 in avanti tornerà una situazione di semi-normalità per quanto riguarda la circolazione stradale. Quindi dal punto di vista dei volumi siamo confidenti che si ritornerà a dei livelli pre-pandemici o comunque largo circa. Però non è sufficiente. E quindi ci siamo dati nei prossimi 5 anni la volontà di svilupparci molto a livello internazionale.
da capire se in modo organico o con operazioni di M&A, le stiamo naturalmente valutando. E proseguiremo sicuramente nello sviluppo delle altre aree che vanno un po' al di fuori della catena del valore specifica dei sinistri, proprio per rafforzarci come Global Service Provider. Certo. Queste sono le linee di riferimento principale, e poi credo che entreremo anche nel mondo del software as a service, visto che abbiamo asset informatici importanti, quindi stiamo proprio cambiando un po' la filosofia dal core business, che è sempre stato l'elemento principale di generazione del valore, a una diversificazione piuttosto spinta. Beh, vediamo. La diversificazione vince sempre, credo, almeno di sì. Così dicono, e poi parliamo di un progetto ormai sì. consolidato che parte sì, dal 1979. Sì. Benissimo, e naturalmente, visto che poi la saluto, parliamo del futuro, i nostri Elephant Awards continuano, ci saranno altre edizioni, noi monitoriamo sempre le realtà di eccellenza come la vostra, e se doveste essere riselezionati sarete ancora qui? Assolutamente sì, non ci mancherebbe, anzi ce lo auguriamo di cuore, speriamo di meritarcelo. Esatto, e beh, quello sì, e noi certo. Vi controlleremo. Complimenti grazie. Ancora, grazie a Giovanni Campus, direttore generale, complimenti per questo riconoscimento a tutta la vostra realtà. E adesso poi lo posso prendere. Assolutamente prendere. Grazie sì. A voi. Grazie. Arrivederci. Grazie.